bentornati in un nuovo video. Io sono Sabrina Pietrangeli, sono una life coach. Oggi voglio mostrarvi gli ultimi acquisti in tema libri. Qualcuno sa già che io sono una grandissima divoratrice compulsiva di libri. Diciamo che compro tutti quelli che ritengo degni di entrare in casa. Mi piace il cartaceo, non riesco ad andare sul digitale, anche se è una cosa che mi attira. Soprattutto compro ogni volta che trovo il titolo che mi interessa, nel senso non so sempre aspettare, molto spesso metto in wishlist, altre volte se mi trovo già in libreria e vedo qualche titolo che ha attirato già la mia attenzione nei giorni scorsi e di cui magari ho preso nota, a volte li metto nel carrello di Amazon per ricordarmeli e li rimangono finché non li cancello o non li acquisto. Comunque li devo prendere, anche se so già che in casa ho tantissimi titoli, più di 30 probabilmente, che ancora debbono essere letti. Questo per me non è un problema, perché io leggo 2 o 3 libri in contemporanea, spesse volte nel giro di un mese riesco a finire anche più di 4 o 5 libri e tranquillamente vado a osservare la mia libreria per capire che cos'è che in quel momento mi ispira, quindi se seguire il mio filone di psicologia, di coaching, di spiritualità, eccetera, eccetera. Allora, oggi ho comprato 3 libri e per fare questo video, che non fosse solo un video di vi mostro i 3 libri che ho comprato, ho praticamente radunato dello stesso autore gli altri titoli che posseggo già, sia che li ho già letti, sia che ancora li devo leggere. Diciamo che in linea di massima li devo quasi tutti ancora leggere, quindi non mi metterò a spiegarvi libro per libro di che cosa parla, eccetera, eccetera, ma cercherò di fare un insieme, un ensemble di titoli di quello stesso autore per farvi capire al meglio lo spirito di quell'autore e qual è proprio la categoria d'appartenenza, perché di psicologi ce ne sono tanti, ognuno ha il suo filone, così vale per i coach, così vale per le persone spirituali e quindi è importante secondo me anche categorizzare a livello animico, no? Quelli che sono gli specialisti che ci ispirano a seconda del loro modo di essere, del loro modo di fare la professione, ok? Allora, Erika Poli, Erika Francesca Poli, nota psichiatra italiana, bravissima, grande formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, eccetera, eccetera, ma persona sganciata da determinati schemi anche di tipo religioso, se vogliamo, quindi una persona molto, diciamo, incamminata in un percorso evolutivo, una persona che addirittura collabora anche con gli esorcisti, eppure non è una persona che dice il diavolo esiste, punto. È una persona che fa intuire qual è la sua idea su questo tipo di entità spirituali, ok? E lavora collaborando anche con gli esorcisti, ma lavora anche con le persone che hanno delle, diciamo, produzioni. Io sento gatti che fanno casino. Micia! Stanno facendo casino. Produzioni mentali, personali, di tipo psichiatrico, insomma, che esprimono, no, una certa sofferenza del vivere e sa come trattarle anche da un punto di vista evolutivo, animico, alchemico, se vogliamo. Di più non vi so dire, non vi posso dire. È il caso che la scopriate da soli. Ho scoperto Erika Poli per puro caso, perché mi è capitata in uno dei tanti suggerimenti YouTube e quando ho ascoltato alcuni dei suoi seminari, che vi consiglio caldamente, sono rimasta incantata. In particolare, e parlo di video YouTube, vi raccomando di ascoltare Il diavolo necessario. È lì che ho conosciuto molto bene anche la sua attività come psichiatra in collaborazione con appunto gli esorcisti, no? Quindi parla del diavolo anche come figura archetipica, no? Senza offendere magari la credenza di chi ritiene sia una persona vera e propria, un essere vero e proprio. Lei non si sbilancia dicendo quello che pensa di questa cosa, ma spiega molto bene quello che è il percorso che fa lei con determinate persone e soprattutto qual è il cammino interiore che una persona fa quando ritiene di avere una possessione o una vessazione di tipo diabolico. Molto molto interessante. Lei comunque è una che spiega molto bene anche la malattia, sia quella fisica che quella mentale, dal punto di vista proprio psichiatrico, no? Cioè l'espressione mentale di un disagio quando si riversa sul corpo, gli effetti che dà. Quindi anche la guarigione come diciamo un elemento anche di fisica quantistica, se vogliamo, da poter utilizzare semplicemente come canale diverso di pensiero. Quindi è veramente affascinante il modo in cui lei tratta
la malattia, quella mentale e di conseguenza quella fisica. Il primo libro di Erica Poli che ho conosciuto, ve lo faccio vedere dopo, ma parto dall'ultimo, che è quello che ho acquistato oggi, che è di nuovissima uscita, è uscito proprio in questi giorni, edito da Mondadori. Si intitola Ricucire l'anima, un percorso di autoterapia in sette storie. Il numero 7 è un numero per lei importante, non solo per lei, perché ovviamente attraverso queste sette storie lei ha modo di ripercorrere i sette stadi che la persona deve percorrere per dare luogo a una evoluzione interiore. Vi leggo qualcosina dietro che mi ha colpito tantissimo. Un approccio creativo alla cura dell'anima, un percorso di autoterapia in sette storie per imparare a raccontare se stessi e scoprire le risorse dell'infinito dentro di sé. Dopodiché mi colpisce una frase, virgolettata, quindi una frase sua, che dice: riscrivi te stesso, narrati ancora e ancora, onora la tua storia interiore, mentre la narri, invisibilmente ti cura. È veramente bella come frase ed è molto molto vera. Cerco di leggervi qualcos'altro all'interno delle patelle cosiddette qui, perché vi fa capire proprio per quale motivo il numero 7 e vi fa sicuramente conoscere meglio il personaggio Erica Poli. Dopo anni di pratica clinica e di ricerche nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze, Erica Poli inaugura una nuova forma creativa di cura dell'anima, dove medicina narrativa, arte, filosofia, scienza e mistica si intrecciano. Un percorso di autoterapia in sette storie per modificare la relazione emotiva con il nostro passato e ricomporre i tasselli dell'anima. È un viaggio, è un excursus che secondo me tutti dobbiamo fare. Il cuore di questo libro sono sette racconti che hanno l'intento di ispirare una trasformazione in chi legge attraverso la via dell'immaginario, dei simboli e dell'emozione. Sette racconti perché sette sono le tappe evolutive che paiono irrinunciabili per l'essere umano, sette appuntamenti con altrettanti snodi della vita, altrettanti passaggi di coscienza, altrettanti bisogni fondamentali. Le storie dei personaggi, colti al crocevia tra la crisi e il mutamento, si intrecciano con simboli e archetipi che parlano all'inconscio senza essere del tutto svelati, esercitando il potere più grande, quello del richiamo non esplicito. Capace di evocare senza spiegare, di favorire l'intuizione e non il ragionamento, di mobilizzare le emozioni. Al termine di ogni storia, la revisione dà al lettore la possibilità di dipanare alcuni dei simboli della narrazione, favorendo la comprensione profonda del passaggio che anima il racconto. La ricomposizione creativa offre spunti e suggerimenti per attuare in se stessi quel passaggio, in una sorta di movimento autoterapeutico che sia al contempo creazione originale, risveglio ed espressione dell'arte del vivere che ciascuno può trovare in sé. Seguendo l'esempio dei personaggi dei sette racconti, impareremo ad esplorare e vivere la nostra storia interiore, a raccontarla sino a trasformarla per riparare i punti del copione in cui la narrazione pare interrotta e ricucire gli strappi che lacerano la nostra anima. Un viaggio interiore che, mentre si dipana, ci trasforma e ci guarisce e ci apre all'infinito che abbiamo dentro. Immagino che voi abbiate intuito che trattasi proprio di un viaggio interiore, quindi è un libro che un po' narra, un po' ripercorre e un po' secondo me sana. Vale secondo me proprio la pena di leggere questo libro. Erica Francesca Poli è medico-psichiatra, psicoterapeuta e counselor, membro di molte comunità scientifiche, dice tutte le comunità scientifiche, sono una marea nazionali e internazionali, vanta un'approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino a giungere alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico. E vabbè, chiaramente c'è la foto, una bellissima ragazza, direi, una bellissima donna. Comunque è un libro che vale la pena acquistare. Come dicevo, è Mondadori, costa 20 euro. Gli altri della Poli che io ho sono in ordine d'acquisto decrescente, nel senso che il più recente che ho acquistato è Le emozioni che curano, che è uscito nel 2019 sempre con Mondadori. Quindi anche questo, molti dei nostri disagi fisici e psicologici derivano dall'incapacità di relazionarci con le nostre emozioni profonde. Questo libro ci insegna ad affrontarle e
e ci guida verso un percorso di guarigione attraverso esercizi ed esperienze dirette. Un libro empatico, illuminante e pratico, una nuova via al benessere. Anche qui c'è un lunghissimo prologo interno, eccetera, eccetera, ma siccome avete capito il personaggio, avete capito ciò che scrive, non penso di dovermi dilungare ancora tanto. Vi faccio vedere gli altri due titoli che ho di Erika, Francesca Poli. Anatomia della coppia, questo è bellissimo perché all'interno di questo libro si parla di coppia quantica, cioè della classica coppia che si potenzia reciprocamente. È una descrizione dell'amore, ma di un amore veramente funzionale. La coppia sacra, come la chiamerebbe Giorgia Sitta, o l'amore quantico, come lo chiamerebbe Monica Grando, senza però infarcirlo troppo di sentimentalismo. È veramente un capolavoro per quello che riguarda proprio l'essere coppia, e non vedo l'ora di leggerlo, è wishlist, è in lista d'attesa, ma non per l'acquisto, ma per la lettura anche lui, ma non scappa via, sta qua. Quindi per me è importantissimo leggerlo al più presto. Un altro molto bello è Anatomia della guarigione. Qui parla tantissimo di psicosomatica, quindi di malattie psicosomatiche. Cos'è la guarigione? Cosa la determina veramente? Come far sì che accada? È ormai sempre più chiaro che non esiste una sola e unica medicina e che le strade della guarigione scorrono necessariamente attraverso l'integrazione di più saperi e più prospettive. Alla luce delle più recenti ricerche di neurofisiologia, scienze della psiche e fisica quantistica, questo libro esplica i 7 principi della potente interazione tra psiche e corpo nei processi di guarigione, fornendo risposte scientifiche agli interrogativi sui meccanismi che li attivano e individuando terapie che consentono di accendere questi interruttori profondi. E lo fa attraverso riflessioni, esempi e casi reali raccontati da una psichiatra, un medico eclettico dalla formazione rigorosa ma dalla mente aperta, impegnata nel cercare la strada verso la guarigione di patologie anche gravi dell'unità psiche-soma, utilizzando sinergie terapeutiche che rafforzano le cure ufficiali con trattamenti innovativi in un'appassionata attività di instancabile riparazione della sofferenza con il paziente, o meglio la persona, sempre costantemente al centro. Questi due sono di Anima Edizioni, eccoli qua. Bellissimo, vabbè, quello della coppia quando leggete dietro pure rapisce. Comunque questi sono i 4 libri della Erika Poli che io possiedo. Esistono anche, credo, altri 1 o 2 libri e qualche percorso video anche di autoipnosi. Quindi lei veramente si muove un po' in tantissimi fronti. Allora, per questo video io direi di interrompere perché non voglio caricarvi troppo, per cui facciamo sedare un attimo questa bellissima sventagliata di nuove cose e registro un altro video con altri 2 libri che ho acquistato e lo vedrete solo fra qualche giorno. Per il momento vi ringrazio, ci sentiamo prestissimo, come sempre aspetto i vostri commenti. Se qualcuno ha letto qualcosa della Poli o ne ha esperienza diretta per altri motivi, per favore condivida attraverso i commenti qui sotto. Ciao, un abbraccio.